Ciotti! Forza Roma! Vivo qui da quando sono nata e lui abitava lì, qui vicino al primo piano lì da noi. E diciamo, da quello che si dice, era abbastanza vivace come ragazzino, però era molto creativo, molto intelligente. Frequentava la parrocchia, serviva la messa, è molto amato in questo quartiere, tanto, tanto, tanto. L'iniziativa nasce da un bisogno della Regione Lazio di riconoscere in modo importante, un tributo importante a un cittadino illustre di Roma, Gigi Proietti, una delle personalità più amate e più apprezzate di questa città, che ha suscitato l'affetto imponente di tutti i romani, e quindi abbiamo voluto non soltanto fare una cosa tanto per farla, ma abbiamo voluto fare una cosa che rimane nel tempo importante, riqualificando anche una periferia come quella del Tufello. Perché il Tufello? Perché il Tufello è stata una delle radici di Gigi Proietti. Qui è nato e cresciuto Gigi Proietti tanti anni fa, ci sembrava giusto farlo qui. Siamo doppiamente contenti di questa iniziativa, per aver reso omaggio a uno dei nostri tifosi più illustri. È un cittadino, è un romano, ma è soprattutto per noi uno dei nostri tifosi più illustri, e per rendere omaggio anche a uno dei quartieri più romanisti che c'è in questa città. Siamo riusciti a concepire tutto nell'arco di meno di una settimana praticamente. Mi sono ispirato al quartiere, io vivo a qualche centinaio di metri da qui, per cui il quartiere lo conosco e l'ho vissuto sin da piccolo. E proprio per questo ho voluto lasciare il colore del muro all'interno dell'opera. Il colore intermedio, il giallo, è quello dei muri di questi lotti. E volevo che si integrasse e che parlasse al quartiere, e devo dire che è un'operazione che è riuscita, perché ha avuto un'attenzione da parte di chi questo posto lo vive veramente molto, molto grande. Quindi sono soddisfatto soprattutto per questo, perché è un omaggio al maestro, ma è un omaggio anche al quartiere.